sì, su Napoli. Beh, certo, naturalmente, quindi sono stati sì, perché lei ha beccato proprio i due punti, perché uno è questo punto qui, cioè questa cosa, questa gita a Recanati e quindi questo desiderio di... E l'altro, naturalmente, invece molto più indietro nel tempo, perché chiaramente il mio rapporto con Leopardi proprio primario sta nel fatto di Leopardi come dire figura, quindi cioè che tutti, insomma a Napoli si cammina, nei vicoli di Napoli diciamo c'è un camminare che ha un, sai, un po' una caspa. E infatti il mio primo film Cacciopoli che camminava per Napoli e così via. E Leopardi, appunto, nonostante la sua fatica, la sua malattia, eccetera, camminava, no? Pensate che Leopardi a un certo punto ha il progetto di scrivere la storia di una passeggiata. Robert Walzer scriverà così tanto tempo dopo la, appunto, una, un racconto che, è una, che è la descrizione di una passeggiata. Ma questo per dire anche che artista avanti che era Leopardi, diciamo, no? Quindi l'idea appunto descrizione di una passeggiata, perché appunto questo camminare, questa dimensione da flaneur, no? Chi è il flaneur? È uno che c'ha niente da fare, è che non vuole avere niente da fare, che si vuole incantare, no? Che vuole camminare, vedere, incantare, cioè vivere, cioè uno che non deve andare necessariamente da qualche parte, c'è un appuntamento, è una cosa di lavoro, cioè è un, questa dimensione flaneristica di Napoli, sicuramente è una cosa che attraeva Leopardi, che aveva questa dimensione appunto da flaneur, no? Aveva questo perdersi, no? Con la mente, con le, e infatti appunto come io faccio dire nel film, no? Lui dice è una città dove potrò finalmente vivere a caso. Cioè questo poter vivere a caso per appunto questo poeta che aveva provato a costruire anche proprio, anche perché a proposito del limite di cui diceva prima, ecco, non dimentichiamo il limite non solo nell'amore, prima dicevo l'amore per Fanny eccetera, ma anche il limite, cioè Leopardi si pensava grandioso, cioè Leopardi da bambino voleva essere santo. Che vuoi fare grande il prete? No, io quando ero bambino, sempre mi capita, dice, vuoi fare grande il prete? Mezza, una volta il prete, una volta l'astronauta, un'altra volta che ne so, così. Però diciamo il prete, una delle cose che alcuni bambini, come sono io, che ero un bravo bambino, possono pensare. Ma lui pensava di, nei suoi desideri da bambino, diciamo, voglio essere un santo, cioè manco un papa, un santo. E comunque si pensava grandissimo, ed è giusto, anche questo è adolescenziale, anche questo è così, appunto, è immaginarsi grande. Allora questo immaginarsi grande che un artista deve avere, che un artista deve sentire la grandezza dentro di sé, poi naturalmente deve sperimentare molto spesso dolorosamente i limiti di questa immaginazione con la realtà, ma però se non c'è questa ampiezza, questa ambizione smisurata, cioè, ovviamente non c'è niente, cioè, è impossibile che nasca qualcosa. E quindi è lui che l'aveva provata e li aveva scontati tutti, perché appunto si era trovato, certo, ad arrivare a Napoli proprio in questa dimensione in cui, ecco, non aveva più niente da perdere. Quando arriva a Napoli non ha più nulla da perdere, ormai è malato, malatissimo. Ormai le illusioni di gloria, ciao, le illusioni d'amore sono andate. E quindi è lì. E quindi ecco che succede questo rapporto. Insomma, se uno pensa al destino, no? Anche questa era una delle cose che mi spingeva al film. Perché pensate che, no? Che cosa fatale, cioè il poeta è il pensatore della natura, e di una natura in qualche modo apocalittica, no? Una natura che comunque... che conclude la sua vita sotto il vulcano per eccellenza che è il Vesuvio. Cioè chi glielo doveva dire a Leopardi che sarebbe finito a Napoli sotto il Vesuvio, quando scriveva a Recanati le cose che scriveva. Quindi è chiaro che c'è un destino e un percorso, una vita che era bello raccontare proprio perché aveva questa fatalità. E la parte napoletana, certo, è questo abbandonarsi ai sensi, da tutti i punti di vista,
ai gelati, all'esperienza sessuale probabilmente provata per la prima volta.